Ben trovati a Toscana a Parlamento, la trasmissione a cura della redazione d'Italia 7 che vi aggiorna sulle attività del Consiglio regionale. Consiglio regionale che questa settimana ha avuto una seduta solenne dedicata alla festa d'Europa e che si è aperta eh, con un videomessaggio del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana dedicata alla Festa d'Europa, un evento condizionato dalle restrizioni dettate dall'emergenza pandemica, ma che ha visto comunque la partecipazione in streaming degli studenti delle scuole secondarie della Regione e tanti autorevoli interventi. La celebrazione è iniziata con un videomessaggio da parte del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Gentile Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, caro Presidente Eugenio Gianni, caro Presidente Francesco Gazzetti, amiche, consiglieri. Vi ringrazio per il vostro invito. Purtroppo in questo momento non è possibile incontrarci, ma desidero rivolgere un caloroso saluto a tutti, congratularmi con la Commissione Europa del Consiglio regionale per aver promosso e organizzato questa seduta solenne. Il 9 maggio rappresenta per ciascuno di noi, cittadini d'Europa, la celebrazione di un percorso di integrazione, di prosperità, di pace. Che ci ha accompagnato per oltre 70 anni, mai come in questo momento risuonano attuali le parole in particolare di Robert Schumann, quando nel 1950 aprì la sua celebre dichiarazione, gli scrisse: l'Europa non potrà farsi in una sola volta, ne sarà costruita tutta insieme, ma si farà attraverso realizzazioni concrete, creando prima di tutto una solidarietà di fatti. Non dobbiamo avere paura della complessità e non è più accettabile un'economia senza morale, uno sviluppo senza giustizia, una crescita a scapito delle generazioni future. In questo senso, il Recovery Fund e il Next Generation EU rappresentano non solo la risposta europea alla pandemia e agli effetti che ha prodotto, ma anche una grande opportunità. Per realizzare nuovi modelli capaci di conciliare crescita e sostenibilità, e in questo momento storico è fondamentale agire insieme. La democrazia si basa sulla partecipazione. E noi dobbiamo recuperarla a tutti i livelli. Questa iniziativa si sostanzia attraverso la partecipazione diretta delle istituzioni nazionali e locali, della società civile, dei giovani, delle università, delle imprese, del mondo del lavoro. E vuole essere un momento di ascolto, ma anche di elaborazione di idee. Il destino dell'Europa è nelle nostre mani. Oggi più che mai, perché dobbiamo affrontare tante sfide che la contemporaneità ci mette davanti. E per affrontarle c'è bisogno del contributo di tutti, e credo che la Toscana non solo farà la sua parte, ma saprà offrire a tutti un esempio di come vivere, di come interpretare le sfide di questo tempo. Con questo augurio vi saluto, vi auguro buon lavoro. Naturalmente, spero, passata la pandemia, di potervi incontrare di persona. Buona festa dell'Europa. Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio, ha aperto i lavori. A cui è seguito poi l'intervento del Presidente della Giunta regionale, Eugenio Gianni, e il Presidente dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, Renaud Deus. Noi all'Università Europea intendiamo naturalmente fare la nostra parte non solo nella conferenza sul futuro dell'Europa, ma anche più largamente nel collaborare con le forze vive regionali. Nel affrontare la, le sfide di domani siamo molto consapevoli di eh, avere un grande debito eh, nel, nei confronti di una regione che è stata con l'Istituto sempre molto generosa e che poi ci è stata molto vicina in un periodo eh, difficile per noi come per tutti, quello della pandemia. Spero che avremo modo insieme di eh, definire modalità di collaborazione per il futuro e eh, che troveremo così un modo di eh, um, giocare la, la nostra parte nel, eh, di dare un nostro contributo alla costruzione europea. Noi abbiamo portato a termine una proposta, una proposta di legge che è servita a istituire la festa dell'Europa in Toscana. È l'avvio di un percorso che è stato accompagnato anche da altri segnali, ad esempio l'inserimento prima dell'avvio eh, delle sedute del regionale anche dell'esecuzione dell'inno europeo. Questo perché? Perché bisogna dal nostro punto di vista partire dai simboli per poi passare ovviamente a un lavoro quotidiano sulla grande concretezza delle opportunità che discendono dall'Europa. Perché è sotto gli occhi di tutti che eh, le grandi prospettive legate al next generation, al recovery, passano proprio dalle indicazioni e dalle scelte fatte dal livello europeo e se noi sui territori nella fattispecie in Toscana, potremo essere in grado di cogliere tutte queste opportunità. E sono orgoglioso di farne parte, con il Presidente Gazzetti abbiamo iniziato in questi mesi eh, un lavoro che ci porta a dare il nostro contributo, a capire quelli che, sono, che saranno i fondi, quella che sarà la politica del, dell'Europa e noi essere presenti e testimoni di quello che dovranno essere poi dopo gli investimenti che dall'Europa arriveranno all'Italia e di conseguenza verranno poi dopo riportati sulla Toscana. Lo abbiamo voluto con forza e ringrazio il presidente Gazzetti e tutti i membri della Commissione Europa per dare un segnale, un segnale importante. Oggi abbiamo sempre più bisogno di Europa e tutto quello che noi oggi diamo per scontato, il ruolo che ha giocato l'Europa in questi anni, un'Europa che è uscita dalla guerra più forte grazie alla capacità di persone che hanno creduto davvero a mettere insieme popoli differenti. Eh, il manifesto di Ventotene, Altero Spinelli, eh, Spinelli, le parole di Schumann il 9 maggio 1950. Sono una rotta che noi dobbiamo provare a seguire sempre. L'Europa è luogo di opportunità, è il luogo in cui le nostre ragazze e i nostri ragazzi devono costruire il loro futuro. La tragedia di Luana D'Orazio a Proda in Consiglio regionale è stata approvata all'unanimità la mozione di Forza Italia per il riconoscimento del fondo del contributo previsto dalla legge regionale per le vittime di incidenti sul lavoro. Approvata all'unanimità una mozione presentata dal consigliere di Forza Italia, Marco Stella, che chiede alla Regione toscana di concedere i contributi previsti dalla legge regionale 57 del 2008 a Luana D'Orazio, la giovane morta sul lavoro a Montemurlo. La legge in questione istituisce un fondo di solidarietà per le vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro. Nel caso di Luana D'Orazio tale necessità si rende ancora più manifesta per la giovane età della vittima che lascia un bambino di 5 anni. Sono orgoglioso, contento che il fondo per Luana Dorazio eh, a firma Marco Stella eh, quindi di Forza Italia che è stato portato in Consiglio regionale sia stato sottoscritto, quindi firmato da tutte le forze politiche e votato all'unanimità. Questo certamente non basta, non basta dare un piccolo contributo così come previsto dalla legge regionale ai propri familiari per eh, addolcire il dolore, se si può parlare di addolcire il dolore, perché quella tragedia lì in Toscana e in Italia e nel mondo non deve più ripetersi. Mettere in campo tutte quelle azioni per far sì che gli incidenti sul lavoro non avvengano più. Da parte del Consiglio regionale di Forza Italia eh, sono veramente contento che noi abbiamo fatto un piccolo passo per stanziare il fondo di solidarietà. Certo, questo non basta, ma è un segno di attenzione del Consiglio regionale. Molto da fare sul piano della formazione, eh, sul un concetto di sicurezza che non deve essere vissuto come onere, ma come investimento anche nella qualità della produzione che le nostre aziende portano avanti. A questo poi si affianca un altro strumento che è stato introdotto dalla precedente giunta ed è un fondo di solidarietà per i familiari delle vittime. In questo caso c'è anche un bimbo di pochi anni al quale il Consiglio e la giunta vorranno certamente non far mancare il proprio sostegno. Abbiamo fatto un minuto di silenzio all'inizio della seduta. Io credo che debba rimanere a nostra memoria tutte le volte che succede un fatto così grave. E eh, dobbiamo però anche trasformare in propositivo cercando di portare eh, un contributo a chi ne ha bisogno, perché purtroppo è stato colpito da un lutto che non riporterà indietro assolutamente chi non c'è più, ma che deve dare una mano a chi deve guardare anche al futuro. Condividiamo la proposta, ma avremmo preferito che fosse allargata. Il Vescovo durante l'omelia ha detto una cosa molto forte. Luana e tutti i morti sul lavoro sono tutti in piedi davanti a noi, che ci stanno chiedendo giustizia e tutela. Ecco, dovremmo fare probabilmente un fondo, istituire un fondo non soltanto per Luana Dorazio ma per tutte le persone che come lei sono tragicamente scomparse soltanto per cercare di lavorare e di portare a casa uno stipendio. un gesto concreto, significativo, poi a noi sta anche la responsabilità di contribuire nel quadro della normativa nazionale ad aumentare i livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro perché eh, le cosiddette morti bianche, vedere morire una mamma giovane, una ragazza, ma anche altri che nelle settimane scorse hanno perso la vita, altri ragazzi eh, per questioni legate al mondo del lavoro è insopportabile, è una responsabilità che ci portiamo tutti sulle spalle e che dobbiamo in qualche modo eh, eliminare, nel senso che dobbiamo migliorare la normativa e quindi ridurre questi tragici eventi. Sul sito web del Consiglio regionale, un percorso partecipativo aperto anche ai cittadini, che sfocerà a novembre agli Stati Generali della Salute. Un percorso partecipato che porterà nel mese di novembre agli Stati Generali della Salute. Un percorso di riflessione e di proposta che vedrà impegnata nella prima fase l'Assemblea regionale toscana, che seguirà direttamente il processo partecipativo con il coinvolgimento di cittadini, associazioni, professionisti e amministratori locali, per far emergere idee, proposte, delineare i principali obiettivi delle politiche regionali in ambito sociosanitario. La consultazione online si è aperta già sul sito web del Consiglio, verterà su tematiche specifiche tra le quali l'organizzazione delle aziende e della rete ospedaliera, i rapporti con le articolazioni del territorio, le case della salute, le zone di distretto, il sistema dell'emergenza-urgenza, la prevenzione, l'innovazione tecnologica, il ruolo del capitale umano, ma anche le politiche per la non autosufficienza e il ruolo del terzo settore. Fino al 30 giugno... Termine della prima fase di questo percorso, sarà possibile, seguendo una semplice procedura di registrazione, lasciare contributi e riflessioni per migliorare la sanità toscana del presente e progettare quella del futuro. Tutti i cittadini potranno quindi partecipare tesa a coinvolgere le cittadine e i cittadini della Toscana. Buona politica e saper essere all'altezza degli occhi delle persone, di ascoltarne i loro bisogni, di ascoltare quello che arriva del territorio e cercare poi di trasformare questo in delle risposte concrete. La Commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni, sarà il punto di riferimento costante dell'iniziativa. Sarà possibile richiedere un'audizione che sarà messa in calendario entro il 30 di giugno. Audiremo sicuramente tutti quelli soggetti che audiamo per il piano sociosanitario. Eh, regionale ogni volta, ma sul portale del Consiglio regionale, ora ve lo facciamo vedere, ci sarà una parte specifica per tutti, dai cittadini all'associazione che vogliono portare contributi o essere auditi dalla Commissione. Alla fine di questo lavoro, prima della pausa estiva, approveremo il Consiglio regionale una risoluzione che conterrà le linee di indirizzo sui quali poi la Giunta organizzerà gli stati generali a fine anno. Ovviamente dovrà tener conto di tutti i mali del passato, ma soprattutto dovrà tener conto di tutte le idee che rilanciano una sanità importante come quella della Toscana nel futuro. Le sfide sono tante, il Covid ha messo in evidenza tanti aspetti sui quali si deve intervenire, non solo in Toscana, ma in generale nell'organizzazione dei servizi sanitari e penso che questa sarà una prima occasione importante per tutti coloro che hanno idee di metterle sul tavolo della politica regionale. Ed è tutto da Toscana a Parlamento, l'appuntamento con gli aggiornamenti del Consiglio regionale torna la prossima settimana.